Amiche e amici fluidificanti, benvenuti a una nuova puntata di Effetti Collaterali, il programma di Visione TV che insieme al Santo Padre benedice tutti gli omosessuali del mondo, purché, mi raccomando, non froci. Omofilo, cinofilo e frocio scettico è Andrea Cazzomatto Tosatto. Ciao Andrea! Eccomi! Bergoglio uno di noi! Bergoglio, guarda che se continua così, io gli faccio aprire i miei spettacoli a Bergoglio, lo chiamo perché omofobo, sessista. Le ha tu, manca il descamisado e poi le ha tu. Esatto, poi le ha tu. Dunque Andrea, entriamo subito a fallo teso sul tema di copertina. Allora, stai con Francesco o con gli umiliati offesi? Mi pare di capire con il Santo Padre. Ma io sto con il Santo Padre perché, guarda, allora, io ho l'impressione che queste cose siano in qualche modo orchestrate, perché mi sembra di vivere nella più totale surrealtà, no? Il Papa che dice troppa frocciaggine e poi dice questo chiacchiericcio lasciamolo alle donne. No, è quasi incredibile quanto Biden che si caga addosso e viene candidato alle prossime elezioni. Cioè stanno succedendo delle cose stranissime, quasi apparentemente finalizzate a far perdere credibilità, no, agli occhi dei propri sostenitori a questi personaggi. Non sembra quasi che questi personaggi si boicottino clamorosamente per perdere credibilità e forse magari per far perdere credibilità al ruolo, all'istituzione, tu dici. Ma proprio anche a se stessi, nel senso, perché tu considera questo, se ci fosse qualcuno che magari potrebbe aver commissariato, la butto lì, fanta complottismo proprio spinto alla QAnon, ma se qualcuno avesse commissariato Biden o commissariato addirittura il Papa, poi l'operazione di rimozione del soggetto diventa difficile perché il soggetto è protetto da milioni e milioni di supporters. Allora tu devi fargli perdere credibilità. Nel momento in cui gli stessi supporters lo schifano, allora puoi andarlo a prendere. Però che cosa sta succedendo? Che Bergoglio con queste uscite magari perde di credibilità nei confronti di determinati supporters, ma ne acquista brutalmente. Esatto, sta diventando presso fedelissimo. Esatto. Sono d'accordo, Tosatto, effettivamente sta diventando più, come dire, intrigante Bergoglio per l'occhio disincantato di certi fedeli. Ma benché Francesco abbia spalancato l'orifizio di ipocrisia dell'uomo eroticamente corretto, lui stesso, Andrea, è stato vittima di musicali effetti collaterali. Ascoltiamo, Viviano. Deludi a sti frascioni, belle grozzi e capoccioni, e tu che sei un po' fri-fri, e dimmi un po' che che si incazza, se gli dai del fri-fri. Continui a suonare. Sì, era un po' piccato effettivamente, ma in ogni caso il coraggioso monito del Papa ha sottoposto all'attenzione del mondo intero un interrogativo, Andrea, tutt'altro che banale. Qual è, se c'è, la differenza fra un gay maschio e un frocio? Tu che opinione hai? Ma a mio avviso nessuna differenza, nel senso che le parole sono sempre innocenti, no? Cioè dipende l'uso che tu fai di una parola sulla base dell'intenzione che ti muove, perché io posso dire omosessuale ed essere profondamente omofobo, o dire frocio e non esserlo affatto, come posso dire nero ed essere un grandissimo razzista, o dire negro e non esserlo per niente. Le parole sono innocenti, non sono mai colpevoli, è l'intenzione umana che eventualmente è innocente o colpevole. Quindi a mio avviso il Papa che dice frociagine mostra solamente una maggiore umanità
rispetto ai sepolcri imbiancati che si impongono di parlare in una certa maniera e poi magari da sotto ne fanno più che Bertoldo. Ecco, e gli omosessuali spesso si chiamano Frocio tra loro. Io più di Bergoglio, esatto. Io ho qua, e poi sembra il luogo comune, no? Ho tanti amici gay, ma io veramente così tra di loro. Sì, sì. Una questione di intenzione. No, io non ho amici gay, a parte Tosato, non ne ho, ma in un mondo definito sono l'unico. Definito da sigle incomprensibili come LGBTQ+, perché plus è un anglicismo intollerabile, e da generi fluidi ed in continuo divenire, ad eccezione del maschio bianco, perché quello è sempre uguale a se stesso, abbiamo un negro illuminato che cerca di fare chiarezza. Who's gay? Viviamo. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming here. Thank you for good morning. Why are you gay? You are gay. You are a transgender. What shows that I'm gay? You are a transgender, yes, and you're a gay rights activist and an outspoken lesbian, homosexual. How can I describe you? Now we're looking at the raging debate. You're a gay rights activist. Why should someone be gay? You're having a girlfriend. Do you perform? Comunque sono degli interrogativi impositivi. I'm not sexually active, right? Sta per dargli fuoco, lo vedo. By choice. This lady. By choice. Yeah. I've chosen not to engage. Doesn't that make you gay? My body, my choice. Yeah. What do you mean doesn't that make me gay? I am male and attracted to a female. So who is gay? Ha invitato la persona sbagliata. Credo anch'io. Si vedeva il criceto o la scimmia di Homer che batteva i piatti nella testa dell'intervistatore, un po' confuso. Ma per quanto riguarda l'omosessualità femminile, noi come Bergoglio non abbiamo alcuna ripulsa, alcuna avversione. Al contrario, siamo favorevoli all'amore saffico, specie quando si mostra inclusivo verso il maschio tossico. Al fine va da sé di rieducarlo. Sam Lombardo era archetipo del maschio manipolatore, un educatore sentimentale che aveva sempre molto da insegnare, ma alla fine fu gabbato dall'astuzia femminile. Viviana. Vedi il maschio in ginocchio di fronte alla donna. Il mettersela in tasca a colpo da maestro. Come on now. Never let the sun go down on an argument. Guarda quanta inclusività. A me commuovono queste scene. Sono più concentrato che davanti al nome della rosa. E ai livelli di Stormy Daniels poliziotta, diciamo. Ecco, Andrea, in questo clima intimo e confidenziale, quindi malandrino Tosatto, molto concentrato, sì, direi di rilanciare la nostra amata rubrica Gli Amici Etero, anche perché questa settimana, Andrea, sono arrivate oltre un centinaio di mail e messaggi, davvero può confermare la regia. Ne abbiamo selezionati tre. Sigla. Sentiamo. Allora Andrea, mi scrive Michele Crudelini, noto maschio tossico e volto celebre di Bio Blu.
Caro Augusto, ho letto che il tuo primo romanzo non sarà distopico come il mio, ma parlerà di un giornalista che vive pecorecce, storie di sesso sul luogo di lavoro. Deduco dunque non sia un libro autobiografico, sbaglio? No, non sbagli, Cattivelli. In effetti sul lavoro non sono mai stato un seduttore, piuttosto un eterno sedotto, sbattuto di qua e di là da femmine predatrici, buttato in pasto a brame uterine. Non ho mai potuto essere lo sceneggiatore di un corteggiamento che fosse tutto mio. Quindi tutte le mie copule sono avvenute a sorpresa, a mia sorpresa. Bene Andrea, invece qua ti vorrei coinvolgere perché passiamo alla lettera di Giorgia che ci scrive dalla sua cameretta in provincia di Perugia. Ma quella stronza di Giorgia, no? No, non credo, adesso indagheremo, ma non credo che questa sia, sì, no, sia una Giorgia delicata e timorata. Ah, ok. Esatto. Andrea e Augusto, siete il sogno di tutte le nonne. No, di tutte le donne forse intendevi, cara Giorgia. No, di tutte le nonne. Vi scrivo dalla mia stanza mentre preparo un esame di diritto internazionale. Secondo voi ha senso che io studi trattati, accordi, jus cogens, quando il mondo ci dimostra ogni giorno che la legge è sempre e solo quella della forza? Forse dovrei passare il mio tempo su OnlyFans, così quest'estate andrei in vacanza invece di fare la bagnina in piscina. Cosa le diciamo, Andrea? No, diciamo di no perché ha già dato troppi dati sensibili e se mi va su OnlyFans poi non riesco ad andare in vacanza io perché spendo tutti i soldi a guardare Giorgia. Sul suo profilo. Sì, effettivamente grazie alla tua arguzia investigativa si può già intuire qualcosa di Giorgia. Comunque io te lo appoggerei, Giorgina, non fosse inappropriato. Ma vorrei raccontarti questa che, diciamo, è fredda cronaca. Ho un amico dei tempi dell'università, che ha lavorato oltre 10 anni alle Nazioni Unite, prima a ONU Italia e poi a New York. Ebbene, lui è sempre stato un idealista, ma non un cretino, e mi ha scritto il mese scorso questo messaggio testuale. Avrei preferito lavorare 10 anni all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lì salvano più vite che all'ONU. Ecco Andrea, che amara antifrasi questa qua. Tu immagina essere un casco blu dell'ONU che magari, diciamo, si è battuto, si è dannato per fare il peacekeeping nella sua vita e adesso che di peacekeeping ci sarebbe bisogno, tutti con la bandierina bianca, non si vede un casco blu qua. Io credo che la domanda sia ne uccide più l'ONU o l'OMS, non chi ha salvato più vite. Esatto. Bravo, Tosato. Puntualissimo. Comunque parleremo seriamente di guerra fra poco. Io resterei un attimo su OnlyFans perché ci è giunta questa notizia che ti faccio commentare, Andrea. Viviana. Vediamo. Star di OnlyFans fa sesso con 120 ragazzi in 3 settimane e ho guadagnato 250.000 euro. Fuori dall'hotel c'era la fila, ma la cosa più divertente è la motivazione. Penso che avere donne come noi, che sono disposte ad avere rapporti sessuali e che non hanno bisogno di essere convinte, sia positivo per tutte quelle donne. Per tutte quelle donne in vacanza che non vogliono essere importunate dai giovani. Così la modella si è espressa anche su questo versante, completando la risposta dopo le critiche ricevute. Capisci? Lei lo fa per le altre donne, cioè del femminismo militare. Sì, per altruismo. Tra l'altro 250.000 guadagnati e 80.000 spesi per far sistemare il prolasso, probabilmente, perché... 120. Delicatissimo, Tosato, delicatissimo. Sei sempre in punta di pettine tu quando... Cate. No, comunque al di là di tutto trovo questo mercimonio, diciamo, spacciato da di animazione culturale un pochettino fané. Cioè questa è prostituzione, non è una grande novità. Ma non è OnlyFans, cioè, sembra che abbiano inventato
questo nuovo business, cioè è il mestiere più antico del mondo, c'è sempre stato. Esatto. Esatto. Comunque guarda, ho avuto una polemica con Olga nei giorni scorsi, perché è stata a, diciamo, com'è che si chiamano, nail masters, nail artist, è stata da una nail artist che è una bellissima ragazza, molto procace tra l'altro, costretta a passare le giornate a schiena china a fare le unghie a delle, diciamo, bisbetiche. E Olga, diciamo, in punta di femminismo anche lei, ha detto, beh, però insomma, considerando gli argomenti che ha a disposizione, forse sarebbe più proficuo farsi un paio d'ore di OnlyFans e mandare a fare in culo le bisbetiche. Ecco, tu che io sono un po' ambivalente su questa questione, tu che opinione hai? Ma diciamo che se io fossi il papà, la preferirei china a fare le unghie. Sì, sì, probabilmente anch'io. Il mio, diciamo, istinto iniziale è stato quello. Però è anche vero che c'è nella in OnlyFans una dimensione manipolatoria che la donna esercita verso il maschio, che può essere in qualche modo un riscatto. Cioè, mentre la prostituzione schietta è di fatto un vendersi, in OnlyFans c'è anche un po' una sorta di presa per il culo degli istinti primari dell'uomo, senza mai concedere davvero, quindi una specie di amo lanciato. Ecco, poi bisogna vedere, certo, lo stile, però, con cui lo si esercita. Ecco. No, è vero, però secondo me le cose... Cioè, Io leggevo che molte prendono tantissimi soldi promettendo una cosa che non fanno mai, per cui creano, diciamo, l'attesa, l'hype, come si chiama in termine tecnico, e questi continuano a sganciare dobloni e lei non fa mai vedere niente. Le classiche profumiere, diciamo, quelle che te la facevano annusare. Le classiche profumiere, non si bravo, bravo, esatto. Sì, ma vedi, io credo però che la cosa vada guardata a medio e lungo termine, no? Io nei miei trascorsi di gioventù, oltre l'animatore, c'era anche il DJ in un locale di spogliarelli, no? Ma quante ne hai coperte, ragazze, quelle ragazze mi raccontavano che certe attività, che loro facevano anche collaterali, no? Arrivavano progressivamente, no? Nel senso, tu inizi magari facendo lo spogliarello, poi arriva la persona che ti cura gli interessi e che ti dice, ma lo sai che se fai un video dove magari sei tu da sola con un oggetto riusciamo a guadagnare di più, allora magari poi tu lo fai, poi ti dicono, ma lo sai che se ci mettiamo anche uno magari, ma lo sai che, hai capito, quindi un po' ti è ci porta è un piano gradi. Inclinato, dici tu. È un piano inclinato, in più, a meno che non sei proprio una strafiga da urlo, no? Magari riesci a mettere insieme dei soldi e guadagni sicuramente più che un'impiegata, magari, no? O un estetista, però non guadagni sufficientemente da dirti io fino a 80 anni sono al sicuro, no? E in più sono soldi relativamente guadagnati facilmente, quindi anche facilmente spendibili, no? Perché poi... E quindi quando comincia a perdere una simmetria, c'è una simmetria fra la facilità con cui i soldi entrano e la facilità con cui escono. Quindi a un certo punto, poi oltretutto, la bellezza, si sa, un po' sfiorisce, non rimani più quella che basta farla annusare e sono tutti ai tuoi piedi, e quindi poi devi cominciare a scendere un po' di più a compromesso, ma il rischio che finisci a fare la bagascia è molto alto. Lucida analisi, Tosato. Allora andiamo avanti con Francesca, che ci scrive invece da Milano. Siete una droga, ragazzi, senza di voi vado in astinenza. Grazie, Franci. Ho una domanda. Grazie, per voi che siete fini psicologi e astuti osservatori del carnevale umano. Mio marito va al lavoro ogni giorno con il monopattino e lo zainetto e ha quasi 45 anni. Secondo voi è smart, eco-friendly, urbano e sostenibile oppure frocio? Lascialo. Sì, probabilmente la seconda, Francesca, temo anch'io. Cioè, non arriverei a definirlo frocio, Francesca.
probabilmente no, io non lo darò il pisello, ecco. Non lo definirei neanche, proprio lascialo. Lascialo. Te ne vai. Sì. Te ne vai. Sassaroli, straordinario. Te ne vai. Comunque, se vuoi venire allo spettacolo di Tosato a Piacenza, possiamo parlarne di persona, Franci. In ogni caso, per provare a rispondere alla domanda iniziale, se c'è differenza tra un gay e un frocio, gli omosessuali un tempo somigliavano a Jean-Claude Brialy, di cui abbiamo un'immagine, Viviana, oppure a Cristobal Balenciaga. Quindi c'era, diciamo, una cifra estetica anche nell'omosessualità fondata sul decoro, la dignità e anche l'eleganza. Oggi somigliano sempre più, Viviana, a Malgioglio. No, dai, quel, quel piedino lì però è ammaliatore. Io non puterei, me dico, una motosega. Sì, un pochino, sì. Anche a me ha suscitato questo sentimento tranchant. Allora, dopo le vertigini della confidenza, direi di passare alle voragini della deficienza con i nostri pacifisti per la guerra. Sigla. Allora Andrea, se vuoi avere successo nei salotti atlantisti, l'habitus vincente è questo: rotacismo da imbecilligenzia, limousine liberal, chiamiamola così, bretella, zazzera canuta e pensosa e brache calate. Ecco, si veste così a Carnevale e in tutti gli altri giorni dell'anno il tuo concittadino Federico Rampini. Ascoltiamo insieme. Sentivo che era lui. Diciamo, purtroppo ha varcato una soglia di atrocità ancora superiore, cioè i bambini bruciati, questo è l'olocausto nazista. È per questo che io capisco, è giusto tutti i ragionamenti che faceva Peter prima sui palestinesi e ciò che ha alimentato il loro risentimento, la loro rabbia, però non è possibile l'equidistanza di fronte a certe scene di orrore. Quando indossi le bretelle, sperando non si noti che hai le braghe calate. And that the land that I live in has God on its side. Ecco, Rampini, non hai niente da dire su Rafa, giullare di zio Sam? Non ti tiri la bretella? Ci sono troppi bambini palestinesi bruciati vivi in mezzo alle tue tartine, ai tuoi crostini di pensiero? Vabbè, comunque il suo 1,65 è già troppo per la sua altezza morale e intellettuale. Però attenzione, lei... Augusto! Prego. È successo una cosa strana, scusa se ti interrompo, ma è successa una cosa strana. Hai visto che improvvisamente la sinistra, sia quella boldriniana che quella schleiana, si sono accorti improvvisamente dell'esistenza del genocidio israeliano e puntano il dito contro Netanyahu? Improvvisamente. Forse perché sotto elezioni magari ci si è accorti. Ad esempio a Bologna. A Bologna, conoscendo l'humus di quella città, hanno addirittura esposto il vessillo palestinese. Ma esatto, io, l'epoca. Sì, io riprenderei le parole di Primo Levi, il quale diceva: ognuno è ebreo di qualcuno, oggi i palestinesi sono gli ebrei di Israele. Ecco, una frase da ricordare al piccolo bracalone di cui sopra. Ma Rampini, per quanto possa sembrare aberrante, Tosato, non è il peggiore fra i parrucconi o parrucchini dell'informazione filistea. Ascoltiamo Paolo Mieli sulla guerra in Ucraina, prima e dopo. Se vincerà l'Ucraina. Bravo! Un uomo, una sentenza. Ascoltiamolo dopo. Io Paolo, ecco, ma allora, o Bianca Berlinguer, allora, è ovvio che non puoi ignorare la situazione del campo. Giro una suggestione, campo, però.
Se non si tenta di dialogare con Putin adesso che Putin sembra aprire un dialogo, quando lo si fa? Quando, usando le armi, si arriverà a una situazione bilanciata che da noi non è percepibile. Prima devo dire... Eccolo, il pacifista per la guerra. Aspettiamo. Aspettiamo. No, scusate. Prego, prego. Primo, Napoleone e Hitler, scusami, ma non c'entra niente, perché qua non è l'Ucraina che ha aggredito come Napoleone. No. Un attimo solo. La Russia ha perso in Afghanistan, capisci? L'Unione Sovietica. Cioè, quando ha invaso... può perdere, d'accordo? Quando viene invasa, quindi togli di mezzo questa storia di Napoleone e Hitler. L'intenzione che compra. Sto facendo un discorso morale. Per i nostri ascoltatori. Non sto facendo un discorso morale. Lo so benissimo che è militare. È militare. È militare. Combattere sulle montagne dell'Afghanistan è un po' diverso che combattere nelle pianure dell'Ucraina. E infatti i russi stanno vincendo. Guarda, è molto probabile che voi due e il professor Orsini abbiate ragione e che l'Ucraina perderà questa guerra, però l'Ucraina sembra determinata, almeno in una parte, nonostante che ci siano quelli che cercano di quelli prelevati per strada sembra determinata con la forza. Nella sua parte maggioritaria a volere cioè lui dice perde ma Sì. Cioè, lui è il classico esempio di esperto che a pagamento ti spiega dopo perché ha sbagliato l'analisi precedente. Straordinario. Ma io, ascolta Andrea, ti farei commentare i commenti agli interventi di Mieli, Viviana. Allora, vediamolo un po'. Più guardo gente come Mieli, più mi manca gente come Giulietto Chiesa. Noi ucraini vogliamo solo la pace. La cialtronaggine e il degrado morale di Mieli è a livelli da paura. Mieli sempre imbarazzante, sarebbe opportuno pagarlo e lasciarlo nel pubblico. Parla della Russia in Afghanistan mentre i famosi liberatori americani che fine hanno fatto con la coda fra le gambe. Nemmeno Mieli credeva alle cazzate che diceva e poi va avanti, diciamo. Cioè, ce ne sono. Viviana, puoi andare avanti, ma lascio leggere al pubblico. Prego Andrea. Ho avuto anch'io l'impressione che neanche lui ci credesse alla fine. Si era proprio incartato in una supercazzola che non riusciva a capire bene nemmeno lui dove andasse a parare. Sì, sì, assolutamente. Ma il suo motto era aspettare. Tanto a lui che cazzo gliene frega. Poi va al ristorante, quindi possono tranquillamente morire altri ucraini che a lui non gliene può fregare un cazzo. Veramente un simbolo anche fisionomico di un'umanità repellente. Ma se i fantolin da culo danno il meglio di loro stessi quando incitano alla guerra dalla chaise longue di casa, anche in ambito sanitario trovano sempre la strada giusta. Regia. Ecco, leggiamo Cecilia Strada. Stasera abbiamo parlato di salute. Figlia di Gino. Abbiamo parlato di salute con Roberto Speranza. Eravamo a Rho, posto che mi è caro perché fra le altre cose mio padre ha lavorato all'ospedale di Rho e spesso mi ci portava. Quell'ospedale è stato di fatto il primo spazio di cura che io bambina ho imparato a conoscere. Davvero toccante questo ricordo. Il libro va letto perché parte dal passato per ragionare su come costruire il futuro. Sta parlando del libro di Speranza. Per riprenderci il diritto alla salute. La serata è stata un po' faticosa per via delle contestazioni e dei vaffanculo, immagino, dei negazionisti. Ma io ho sentito il video, l'hanno massacrato. L'hanno massacrato esatto. E una signora sventolava la foto del marito morto per i protocolli sbagliati del ministero e lui sorrideva col ghigno strafottente, hai capito? Sì, sì, il ghigno Fabiano. Roberto ha una pazienza infinita. Certo, chi glielo fa fare? Glielo fa fare il bisogno di parlare con noi cittadini di come ricostruire il sistema sanitario che loro stessi avevano sbriciolato. Lo fa per tutte e tutti. Tutti noi, non per sé. Non riesco a arrivare in fondo, Augusto! Non ce la faccio, non toglimelo! Toglielo, Viviana, hai ragione. Togliamolo, basta, è troppo. È vomitevole, è troppo.
È troppo. Ma per fortuna, tutti, Andrea... A tutte e sì. Tutti, ho proprio sentito il conato che saliva, cioè non basta, basta. Sono veramente... Poi parla anche del padre che si rigira nella tomba, perché gli hanno detto così e lei non accoglie questo. Basta. Ma voglio riportarti indietro nel tempo, caro Tosatto, con la tua amata Wild. Come ha scritto l'amico Giorgio Bianchi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Io farei leggere questo messaggio a Tosatto, Viviana. Prego, Andrea. Questa è bellissima. Di tante emozioni nuove. Aspetta, allora. Tra le tante emozioni nuove in questo anno di pandemia c'è questa cosa di scoprire la data in cui sarai vaccinato. E direi vaccinato. Alcuni amici che sono stati già vaccinati mi hanno raccontato di essersi commossi, di aver pianto mentre l'infermiere buttava il braccio. Ma che perché? Perché quell'iniezione è l'iniezione di tante cose. Non è solo un farmaco quello che viene trasfuso, è fiducia, esultanza, sollievo e sentirsi dei sopravvissuti quando finalmente appare la terra all'orizzonte. Ed è davvero una festa commovente. Questo inviarsi le date della vaccinazione tra amici, leggere sui social io il 20, io il 17, io il 2... Lo zio è morto. Ah no, scusa, lo zio è morto. Assiste a questa lotteria felice in cui vinciamo un po' tutti dopo un anno in cui tutti abbiamo perso qualcosa. Chi l'avrebbe mai detto? E invece... Ora Tosatto, noi ridiamo, ma è davvero tragico tutto ciò. È veramente tragico. È... Fantossi! Di... Proprio, docet. Viva il direttore! Qualcosa di... incommentabile, veramente incommentabile, anche perché tanta gente ci ha rimesso le penne davvero, e credo anche per il lavaggio del cervello portato avanti da questi pietosi manipolatori. E se parliamo di improvvisamente, Battisti, scusa, la Selvaggia prego. Improvvisamente poi ha chiuso bottega, ha smesso di parlare di Covid e di vaccini come se la cosa non fosse mai esistita e non ne ha parlato mai più. Come se lei non se ne fosse mai interessata. Occupata, certo. No, assolutamente. È la rimozione che serve per salire una rispettabilità ormai sottoterra. E se parliamo di Battisti, autore e interprete delle celebri cover, sì, vaccinare... evitando le varianti più dure e forse della ancor più famosa inoculato sempre di più è il nostro cittadino di riferimento Supervax, Viviana. Sentiamo. Negazionisti, il vostro Supervax oggi ha due notizie, una buona e una cattiva. Ascoltiamo quella cattiva. OMS per il momento non è riuscito a ottenere i dovuti e meritati pieni poteri sovranazionali per gestire in piena autonomia la prossima pandemia. Già, perché il punto non è se verrà, ma quando verrà. I ben informati sanno che, fortunatamente, è questione di pochissimo tempo. La buona notizia è che dal fronte vaccinale si procede spediti, con la scienza che corre come l'Apollo 11 verso la Luna e che ora, per mano dello zio Bill, ha inventato un ulteriore salvifico vaccino per il pianeta. Stiamo parlando, tenetevi forte, di un siero da inoculare al bestiame a ciò che non produca più peti carichi di dannoso cibo straordinario, Come se non bastasse, il vaccino contro i peti. La pregiatissima Ursula von der Leyen ha appena annunciato che in nome della libertà, e quindi per contrastare la disinformazione e le interferenze maligne, occorre creare un'immunità sociale. E quindi dobbiamo vaccinare l'informazione, straordinario! Saranno d'accordissimo anche Cecilia Strada,
figlia di Gino, e selvaggio Coelli, entrambe ancora in preda alla commozione nel ricordare gli straordinari traguardi raggiunti durante il periodo pandemico. Cecilia che si strappa le vesti in favore di Roberto Speranza, che è immeritatamente contestato anche all'ospedale di Rho, dove ha tenuto una conferenza su come riprenderci il diritto alla salute. Ma Cecilia, la strada è già tracciata. Obbligo vaccinale per tutti, pena l'esclusione dalla vita sociale. Questo è diritto, il diritto e il dovere di trovarsi tra persone sane e non contagiose. Uff, Selvaggia invece dà letteralmente i numeri, mentre racconta di amici scoppiati in lacrime durante l'inoculazione, gente che si è segnata la data di inoculo e la scambiava gioiosamente sui social con i propri amici. Se giurerai loro di un atto straordinario. Amici, io credo di impazzire, non posso credere di vivere una nuova normalità come questa, inclusiva, democratica, poetica, dove il deprecabile pluralismo di informazione si veste ora di un'unica voce, la voce del padrone. No, che cos'è? La voce di Dio. Quibio, non riesco a capire di chi è questa voce. Ah, ecco, se il pluralismo cessa di esistere e tutto finisce nelle mani di un'unica persona, si chiama scienza straordinario, straordinario! Hai notato che però ha messo delle fessure nella mascherina? Ho visto, lo stavo pensando. Fatica anche lui, sta cercando qualche spiraglio di respiro e di ossigenazione. Eccellente, cari visionari, anche oggi siamo arrivati in fondo a questa breve epopea, perché effetti collaterali per voi, con voi, attacca sempre il padrone dove vuole l'asino. Ecco, ricordiamo dunque che giovedì 6 giugno Tosatto ed io ce lo appoggeremo in quel di Piacenza. Ora, io giocherò in casa, ma Andrea è politica. Per la prima volta insieme dal vivo. Bellissimo. Dal vivo. Live. Io sono certo live, che mi farai cornuto anche a casa mia. Ma per quanto riguarda effetti collaterali, vi aspettiamo sabato prossimo, come sempre, alle 18. E ora vi lasciamo con una sigla icastica, eloquente, che corre malinconica, rassegnata verso, come dire, sul binario morto della mascolinità. Una sigla creata dal bravo Giovanni Baglioni. A presto, Andrea, ci vediamo giovedì. Ciao Augusto, ciao Giovanni, grandissimo, ciao! Giovane piacente che scalpitando stai, non ti accoppierai, non vedi la tua amata che è un poco frastornata, non vuol più la patata. Povero cisgender, tu sei sorpassato, nulla hai da pretendere, non la potrai rivedere più. Binario, triste e solitario, tu che sacrificasti all'altar della ragione la modernizzazione. Oggi il mondo ti impone la rinuncia, salutare ti costa una denuncia, non puoi dopo il mito. Binario, tu non hai più posto nel terziario, per te è finita.
rami ancora il profumo del suo seno, ma non l'hai capito, pur sei scemo, che lei non sa se un lui binario che distingue il pene dalla fica. Per te è finita, binario, binario.